Negli ultimi due episodi abbiamo avuto un po' meno storia rispetto a quello che avrei voluto personalmente, ma credo che oggi avremo diverse cose. Non solo perché siamo molto vicini alla cima della montagna, ma anche perché è comparso un drago gigantesco sparafulmine alla fine dello scorso episodio. Quindi o ci abbiamo un sacco di storia oggi o una boss fight. Una delle due, in ogni caso sono contento. Non so quanto potrà essere problematico il combattimento con un grosso drago. Di sicuro credo che sarà leggermente più... Ah, questo l'avevo già visto perché avevo salvato nello scorso episodio, ma tecnicamente non ha salvato quei 5 passi di progressi che avevo fatto la scorsa volta, ok. Kratos ha sconfitto dei nemici molto forti, giganteschi e potenti. Però... tiene del potere. Vediamo. È comunque un drago gigantesco sparafulmini. Mirava gli occhi, ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro a mandare via i giganti. Ragazzo... qui l'aria scarseggia. Basta domande. Ma sì, è vero. Perché siamo in cima alla montagna, quindi... proprio perché siamo molto in alto, quindi l'aria è estremamente più... con meno ossigeno rispetto a quella che troveresti in altri luoghi. Ok, ha senso. Ci sta pure che lo menzioni e lo commenti come cosa. Hai sentito? Sembrano delle urla. Che potrebbe essere, scusami? Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne una così grossa? Se lo cogliamo di sorpresa, io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Tu vai a destra. Posizionati e aspetta il mio segnale. Non è molto sveglio come drago. Ehi, bestiaccio! Ma è figo. Ok, il tank Atreus va a salvare Sindri, mentre noi che siamo il Glass Cannon facciamo danni, ok. Da qui? Con delle scaglie così spesse, ci sente? Così sì, ma prima non so se ci sentiva. Che male! Oh, il palato! No! Perché? Poveretto! Va bene che è un drago e devi combattere in tutti i modi possibili, però... che male! Oh, salve! Come va? Tutto bene? Oh mio Dio! Ok. Mega esplosione. Ti posso lanciare questo qua per farti danno o no? No. Ah, devo prendere questi e lanciarglieli contro. Funzionano? Funzionano, sì. No, 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 no. A quanto pare funzionano. Come mai? Perché reagisce con l'elettricità? Quindi devo colpirlo mentre è caricato? Eh sì. È perché reagiscono con l'elettricità. È l'unico modo per fargli danno. Oh, ok. Ah, no, aspetta, devo colpire qua. Devo colpire qua, ok. Ci sono. Ci sono. Ok. Va bene, ha fatto molti pochi danni, quindi non è un problema come cosa. Ma mi sa che la situazione adesso va a cambiare. No, semplicemente si sposta, ok. Prendi questo e para. Ok, onda tutto parata. Ok, okay. Questo è più semplice allora. No, che cavolo. Mancava un colpo? Mancava un colpo per questa fase qui, non è giusto? Ok. Ora credo di poter lanciare queste. Però il danno gliel'ho fatto. Questa è la cosa importante. Ok, vai. Dimmi che lo raggiunge. Yes, l'ha preso. Stordisci. Lo ha stordito. Perfetto. Ok, si continua a colpire il punto debole. Ok, preso. Let's go. No. Ho sbattuto la testa contro la sua. Ok. Ci sono.
com'è insanguinato. Non è scemo comunque. Va bene? Sì. Ho un piano. Al mio segnale, abbassa la gru. Non ho idea di come funziona. Non importa. Preparati. Vuole spaccare e incastonare il drago dentro la spina? Questi spero che facciano parecchi danni. Ok. Vai! Beh, così funziona, sì. Oh! Vai! Oh! Wow, ce l'abbiamo fatta. E tu? Ah, ma nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato. E questo merita una ricompensa. Che sono queste? Frecce di vischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh. Grazie. Oh. Ok. Upgrade per le frecce. Questo no. Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, e che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, e ansioso. Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, aspetta. Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. Si può fare? Questa è la parte semplice. Squartare la creatura dopo che l'hai sconfitta. Ammazza draghi, trofeo guadagnato. E dovremmo avere pure una bella scritta qua. È incredibile, mio padre ha ucciso un drago. Non avevo mai visto combattere a quel modo. Sapevo che era forte, ma è stato uno spettacolo unico. Il drago si chiamava Reslir, che significa terrore. Nome calzante per una creatura brutta e malvagia che sputa saette. Per fortuna mio padre ha trovato dei cristalli di resina di Yggdrasil e li ha usati per stordire Iraldr. Poi gliene ha conficcato uno in gola. C'è stata una grande esplosione che ha abbattuto il drago. Sto ancora tremando per l'emozione, mentre mio padre sembra tranquillo. Non ha mai paura. Dato terrore l'abbiamo pure trovata come scritta da qualche parte, se non ricordo male, giusto? Terrore delle montagne. Chi o cosa può venire chiamato terrore? A questo punto sappiamo chi è. C'ha dei denti onestamente neanche troppo grandi, considerando tutto. Oh. Attento a come afferri la... Oh. Non importa. È tutto così sporco. C'ha cristalli dentro. Ho anche molte argento ora e molti punti esperienza, quindi si possono sfruttare. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Posso far esplodere quelle cose? Atreus, il tuo arco. Ah, lo faceva lui, quindi. Pensavo fosse un'abilità di... Kratos. Bastano due passate. Ah, piano ora. Frecce shock. Hai ottenuto le frecce shock. Scoccale verso i cristalli esplosivi per distruggere la linfa dell'albero del mondo. Hai ottenuto le frecce... Sì. Come la scorsa volta. Wow. Perché? Finalmente sarai soddisfatto. Beh, così si possono fare progressi almeno. Nice! È arrivato da solo? Io volevo... No, niente. Non ti stavo spiegando la bellezza e la complessità della mia arte, eh? No, solo... felice di essere d'aiuto. Ecco.
E quindi posso switchare tra i due tipi di frecce differenti cliccando su. Ok. Grazie Sindri, appena ho dei soldi in più ti posso... Vengo, torno a fare di upgrade perché... Poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì. Ci sta. Credo sia normale come sensazione, come pensiero. Non è neanche un po' complesso da Dio, è semplicemente una cosa normale. Va bene, dai, mettiamola. Giusto per controllare. Potrebbe essere carino. Va bene, scaliamo. Ormai dovremmo essere davvero vicini alla cima, non credo che ci manchi molto. Abbiamo fatto pure la mega boss fight e tutto. Spero che adesso avremo il nostro bel reward. E un cacchio, perché abbiamo gli altri nemici. Ok, ok. Oh, questa è nuova. Questa sì che è nuova. Oh, non si destabilizza questa cosa qui, è così. Questo non mi piace che non si destabilizza. Adesso però l'ho rovinato. Oh, non mi colpire così. Uccidilo te. Easy. Bravissimo. Incubo parassita. Questi là sono nuovi. Come se gli incubi non fossero già abbastanza fastidiosi, questi sono in grado di possedere altre creature e renderli più forti. Le creature possedute possono controllare la popolazione e sono intrappolate in un orribile incubo a occhi aperti. Mi vengono i brividi. Erano estremamente resistenti a ogni cosa. Ok. Oh, so che mi piacerà. Però è strano. Quello non è esploso del tutto. Ah, devo utilizzarlo forse per far rompere quella cosa là in cima. Quindi devo tirarlo fino in alto. Ah, ok. Sì, capito. Capito, era un puzzle. Faccio così e poi ti dico a te, spara lì. Spacco la cosa di lato e si può avere accesso in alto. No! Fermi! No! Sti cosi, mamma mia che sono fastidiosi. Posso aiutare di più se vuoi. Fammelo sapere. Contro di loro dovrei soltanto spammare te in effetti, è inutile che attacco io. Solo che mentre sto mirando con Kratos faccio anche fatica a pensare che posso sparare insieme a... Lui e con Atreus. Qua devo portarci io l'esplosivo. Immagino di sì. L'ha detto c'è l'oro. Questo è importante, ok. Questo devo sicuro farlo. E qua è pieno di nemici dell'inferno. Umani trasformati in questo. Ok, sto per morire. Questi cosi qua fanno un male allucinante. Fanno davvero tanto, tanto male. Ok, bah! E muore adesso. Ora ti spacco. Ok. No? Sì, è morto. Erano... troppo resistenti e forti. Come cavolo facevo? Ok. E ora tu devi colpire quello. Nice. A questo punto qua abbiamo accesso a lui. Sì, però prima controlla questo. Questo è più importante. Un altro. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino che lo trafigge. Ymir è uno dei giganti, quindi lui non so niente. Ymir fu il primo gigante e ogni cosa nacque dal suo corpo. Non solo gli altri giganti, ma il vento, gli alberi, il sole. Questi bachi si trasformano in nani? Odino lo uccise, ma da dove veniva? È una di quei leggende che narrano della creazione del mondo. In questo caso qua, in base a mitologia norrena, è tutto nato quindi attraverso il corpo di Ymir. Però quindi come c'entra, cosa c'entra Odino in tutto questo? È nato anche Odino da lui? Non lo so, questo non lo conoscevo come mito o cosa. Mitologia norrena. Para. E così passa. Mi stancherò mai di usarlo per spaccare tutto. Potrebbe essere una di quelle situazioni tipo, appunto proprio perché non lo conosco, lo paragono a mitologia greca, che invece conosco un pochino meglio. È uno di quei casi tipo mitologia greca all'interno della quale Cronos è padre di Zeus. Solo che anche lì Cronos tecnicamente non ha creato il mondo, perché Uranus è padre di Cronos, quindi non è detta come cosa. Però sto pensando se è una cosa simile, se è paragonabile in qualche modo. Un secondo, se io faccio così posso alzarlo fino a lì e poi incastrarlo qua per andare sopra. Abbiamo risolto con i punti vita. Ok, buono. Non full vita. Oh. Non full vita, ma già qualcosa. Oh, mi sono cagato. Sono cagato addosso, mio Dio. Oh, porca vacca. Non mi aspettavo per niente. Abbiamo da prendere questo e da portarlo qua sopra, perché qua dietro c'è altra lore. Molta lore in questo singolo posto. Come ha fatto a mancare tutto? Ok, per fortuna basta comunque. Ragazzo. Sì,
Vieni qua. Vieni a dire. No, dalla prima volta non dice più niente. Qui cadde Nertus dei Vanir, ucciso da Magni e Modi, figli di Thor. Gli Jotnar sono testimoni della crudeltà di questa lunga guerra. Negli Esir, nei Vanir trionferanno. Ma cosa resterà di Midgard prima che il conflitto giunga alla fine? I giganti volevano la pace. Ecco perché adoravano Tyr. Parla appunto del conflitto tra i Vanir e degli Esir. Vanir e gli Esir? Allora, appunto, continuo a non darci una spiegazione concreta, ma non sono sicuro che sia così. Credo che siano fazioni differenti tra gli dei. Non so però del perché esistessero, del perché avessero idee differenti. Ci avviciniamo alla cima. Ci avviciniamo alla fine, alla cima, però non ho ancora trovato l'ultimo pezzo da spaccare. Eccolo qua, era nascosto nella stanza della lore. Questo dovrebbe essere di sicuro o un upgrade della vita o un upgrade della rabbia. Quale dei due troviamo? Direi vita. Giusto? Vita, ok. Dovrebbe essere la terza. Nella seconda. Oh, dai, adesso ero convinto di averne tre. Ok, quindi abbiamo due mele e due corni. Quindi è la prossima volta che c'è un upgrade assicurato. Ora si può aprire la porta. Cosa c'è qua dietro? Siamo alla cima o no? Guarda, la cima. Siamo così vicini. Siamo quasi alla cima. La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. Ok. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Potevi però utilizzare la parte di freccia senza la punta. Dove metti i piedi? Ma che bello però. Si vede il... Ok, da dove siete arrivati? Prima non c'eravate. Vai giù. E anche tu aspetta che mi metto ben allineato. Vai giù, ok. Occhio! Ho delle domande. Non credo che fosse normale come cosa. Cioè, il serpente del mondo è visibile sin da qui. Il lago con al centro lab si vede sin da qui. Se lascia vedere qualcos'altro specifico? Si vede di là il cerchio fatto dalla madre. Addirittura, si lascia vedere sin da qui il cerchio fatto dalla madre. Si lascia vedere la foresta rossa, che probabilmente è quella della strega. Non vedo niente di troppo particolare. Questi sono i punti di riferimento principali che possiamo notare da qua in cima. Eccetto per un bellissimo cielo. Quindi ci siamo in cima. Possiamo dispargere le ceneri della madre. Il nostro obiettivo è raggiunto. Dovrebbe essere raggiunto. Ah. C'è qualcuno che sta parlando. E qua ci sono delle radici che bloccano il passaggio. Di sicuro c'è un modo per salire, ma non sto vedendo. Ah, qua, ok, sì. Ok. Ok. Tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Vedo che hai portato qualche amichetto. Deve essere così facile. Se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordarti. Siamo ovunque. Sì, ovunque. Zitti, idioti. Andiamocene. Figli di Thor e Baldur. Baldur, figlio d'Odino. Figli di Thor, ovviamente figli di Thor. Ok. Fatto per stare aggiornato di cosa? Baldur è uno degli Isir. Figlio d'Odino, fratello di Thor. È venuto a casa nostra e ha sfidato mio padre, che poi lo ha ucciso. O meno così pensavamo. Pare non provi dolore. Ora ci dà la caccia assieme ai suoi nipoti, ma non sappiamo perché. E stavano qua in cerca di...
la persona che ce l'ha in cima, che a quanto pare è il più sapiente del mondo, e si nasconde qua in cima alla montagna proprio perché è un posto che nessuno conosce, nessuno può raggiungere. Io non so se è una buona idea però salire adesso, dopo che sono comparsi loro. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei 9 regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esista ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah. E questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. C'ha le orecchie tappate, Atreus. Non ho sentito nulla. E già, pelle blu. Stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Cioè, dire che questo vuol dire che il nostro viaggio non si è concluso, ci abbiamo ancora molto da fare. Il che va bene, ha senso come cosa. Ma, anche pensato, ci sarà tanto mezzo secondo, se la madre ha detto portate la mia
ceneri sul picco più elevato, io non credo abbia fatto a caso, perché è l'unico modo per appunto spingere ad andare a Jotunheim. Se Jotunheim è un posto irraggiungibile per Udino e anche gli altri dei, tipo Baldur, che gli stanno cercando per qualche motivo che non sappiamo, è il posto più sicuro per loro, quindi sembra quasi che abbia fatto apposta. Forse c'è qualche collegamento anche del perché lo vuole far fare, però potrebbe essere la principale ragione semplicemente il fatto che è per mandare entrambi in un posto sicuro. Di nuovo, chi era la madre? Cosa significa il tutto? Non abbiamo ancora una risposta per cosa riguardo, però questo di sicuro è molto importante come cosa. E quando ci ha menzionato anche il fatto, soltanto interagire con un gigante, soltanto un gigante può darvi la chiave per avere accesso a Jotunheim. Tutti i giganti se ne sono andati, eccetto uno. Il serpente del mondo, abbiamo già incontrato il serpente del mondo, quindi potrebbe essere lui quello che ci può dare qualcosa. Qua c'è qualcosa che spero sia un buon oggetto. E poi mi sa che dobbiamo scendere dalla montagna. Comunque è stato buono che non ci abbiano attaccati Baldur e gli dei, perché tre contemporaneamente non sarebbe stato semplice. Non credo sarebbe stato fattibile. Yes, parte di codice. Nice, può quasi leggere le cose incise sopra l'hub centrale. Ci manca soltanto un'ultima cosa. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Non so se è una cosa secondaria o se Alfheim possa rianimare Mimir. Sarà sempre la strada principale. Udino voleva personalmente torturarlo e lo teneva lì bloccato da 109 anni. Probabilmente perché voleva anche sapere qualcosa, soltanto che lui non la voleva dire. Però è collegato anche al voler uccidere Kratos a questo punto qui. Che strana come cosa. Ok, allora ci trasportiamo qua e dovrebbe essere un fast travel per tornare fino a qui. Oh, guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non ti buttare perché è soltanto un problema. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Vero. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Appunto, quello che abbiamo detto prima. Anche che... Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare del... Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Wow. Wow. Il padre di Kratos era... era abbastanza importante. Era, diciamo, mediamente importante come personaggio. Questo qua è il passaggio quindi per tornare... Perfetto. Salve! Hai qualcosa da dirci? Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Guarda che bella. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Se ne preoccupa comunque. Ora che cazzo volete di altro? A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Mi piace comunque il dettaglio che... gli importa comunque del fratello e fa domande a riguardo. È carina come cosa. Potenziamo l'artiglio. Yes, finalmente possiamo farlo.
Spadapum! A questo punto qua, quindi, possiamo andarci direttamente dalla strega? È una cosa veloce? O no? Come si torna dalla strega? Prima va trovata una barca. Non c'avevamo qua la barca? Infatti? Non credo sia un problema quello. Però dovremmo poter avere accesso velocemente da lei, perché... Dobbiamo dirigerci adesso. Di là, dietro la grande statua di Thor. Infatti. Perché la barca portava... Il fiume ti portava direttamente sotto la sua casa, quindi dovrebbe essere un passaggio abbastanza veloce. Quando è la statua di Thor, immagino che ci sia qualcosa da fare in futuro. Eh sì, c'è qualcosa da esplorare, ma... Sentivano le voci in mare. Poi cos'hai fatto? Li gettammo in mare. Oh... Meno male che non ho bevuto acqua di mare allora. Ha concluso adesso la storia di Alfheim? Wow, ci è voluto un bel po' di tempo a sentire la fine della storia. Wow, ok. Come facevo a ricordarsi a che punto erano finiti? Vorrei aver fatto un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere, non è vero? Sì, combatteva splendidamente. Quanto pare sì, lo sapeva fare. È una guerriera, forse la cercano coscienza. Noi per qualcosa che aveva fatto la madre? Serpente. Giusto. Lo sapete. Ah, quindi adesso in modo per raggiungere la zona ci vuole un pochino più di tempo. Facciamo così e sblocchiamo anche questo qui per avere in futuro lo shortcut, il passaggio veloce con il fast travel. Ok. Per adesso però non lo utilizziamo perché non ha senso. Comunque è scesa l'acqua fino a qui. Mio Dio, quanto grande come serpente. Ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Cosa carina. Beh, immagino che la persona con più conoscenze del mondo, fino al punto in cui addirittura Odino personalmente la blocca per 100 anni con una magia impenetrabile e che lo tortura ogni singolo giorno della sua vita, credo che se ti dice che la strega vada bene, credo vada bene. Cosa c'è nascosto quindi qua dietro di così importante da avere nemici e tutto? Oh, 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 questo è importante. Questo è molto importante. Quello che cacchio è? Non so che sia, ma va bene. Finalmente posso sparare comunque la zona di sotto della casa della strega e forse prendere quasi tutto. Ehi, questo non si limita a decifrare le rune di Muspel. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il regno di fuoco. Codice di Muspelheim completato. Ora puoi leggere la lingua Muspelheim. Adesso puoi accedere a Muspelheim dalla sala di viaggio tra i regni. È una cosa completamente opzionale? È completamente opzionale esplorare Muspelheim, un intero regno come al di fuori della storia? Qua si può fare qualcosa o serve a niente? Ah, forse metodo per andare avanti. No, 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 aspetta un secondo, aspetta un secondo. Eccola la forziere. Quindi ora io posso fare anche questo però. Aha. Ah, ok. Quindi sì, posso fare le varie rune, spezzarle e poi possiamo fare roba. Anche qua c'è una porta di questo tipo qua. Questa invece non possiamo ancora sbloccarla come porta. Ma secondo sigillo l'ho fatto. E spada pum! Ok. Ah, è qua! Oh, ok. Yes! Dovremmo tornare qua un'altra volta, vuol dire. Ok. Upgrade! Rabbia, preferivo la vita ora come ora, ma va bene anche la rabbia. Andiamo fuori. Let's go, possiamo parlare con la strega. Vediamo se riesce a riportare in vita la testa. Salve! Trotterra, come va? Qualcosa di importante? Lodi a Frigg, generosa Frigg. Tu che hai dato al mondo la tua luce più grande. Il giovane Baldur, dio splendente e orgoglio degli Esir. Figlio di Odino, erede di Asgard. Proteggilo e possa egli proteggere noi. Lodi a Baldur il dorato. Lodi a Frigg, amata da tutti. Lodi a Odino, il padre di tutti. Chiunque contasse sugli Esir non è più in giro. Qua è una preghiera per la madre di Baldur in questo caso qui, che viene ringraziata per aver dato luce a Baldur, questa figura estremamente positiva. Come va, Charlie? La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui, o almeno quello che ho capito io. Charlie. Huh. Ok. Mi puoi leggere quello lì? Non so perché non lo fa leggere. Ok, vai. Che c'è scritto? Morte al dio corvo, dio degli impiccati. Morte al dio corvo, dio degli impiccati. Non le piace proprio Odino. Il dio corvo allora è Odino? Non l'ho mai sentito come termine per Odino, dio corvo, ma potrebbe essere onestamente come cosa. Quindi ora possiamo andare a parlare con la strega. Vediamo cosa ci dice. Potrebbe finalmente darci la risposta a quello che stiamo cercando e riportare in vita il nostro amicone. Ah, lei è qui. Salve, sono sei viva? Sono contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io
Non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ok. Ora, questa testa... Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Ma... per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Ti bruci le mani quindi o... Ah no, ok. C'è la corda. Basta. Funziona. Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu. Oh, ciao Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene. Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya, la dea Freya. Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo. Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Sono contentissimo che abbia un Mimir. Di Tyr, nel lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il serpente del mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Jormungandr, sa anche il nome del serpente del mondo. Quindi, la strega, come si poteva immaginare, era abbastanza importante. Addirittura è la dea Freya, e proprio perché non è la dea, ovviamente, Kratos non si fida per niente perché non ha un buon rapporto con gli dei per quanto sia lui stesso un dio tecnicamente. È a capo degli Aesir, aveva detto? Soltanto che adesso a questo punto qua palesemente ha lasciato gli altri dei, si è andata via per vivere da sola nella foresta, probabilmente perché è successo qualcosa. O perché è stata cacciata, o perché ha fatto qualcosa di sbagliato, o perché non andava d'accordo con quello che facevano loro. Questa è una cosa molto importante, lei è una dea. Ha pure bruciato le frecce che ci hanno regalato perché erano malvagie, non sappiamo però del motivo del perché lo fossero. Forse erano maledette perché erano verdi strane. E abbiamo finito la nostra parte Mimir, che è un personaggio bellissimo. Finalmente ce l'abbiamo. La testa parlante che sa tutto di ogni cosa del mondo. Quindi ora si torna a parlare con il serpente del mondo. Prossimo episodio.